I produttori italiani hanno indetto a Madrid una settimana del nostro cinema. Risalutiamo all'estero l'Etna a colori della Incom. All'inaugurazione l'ambasciatore d'Italia Marchese Taviani, il ministro degli esteri Artajo. Commenti spagnoli. Dal 1944 il neorealismo italiano si è posto al servizio di nuove espressioni che segnano una data del cinema. Applaudiremo a Roma alcuni autori di quei successi. Andreotti sale sul palcoscenico dove lo accoglie Piero Gadda per il sindacato giornalisti cinematografici. Nastro d'argento a Blasetti per prima comunione. Uno anche a Zabatini, scrittore dello scenario. Avanti, c'è un nastro anche per il protagonista. Non occorrono occhiali, ha detto Fabrizi, per sentire gli applausi, veder brillare il breve nastro di pellicola laminato in argento. Assente la Pierangeli, interprete di domani, è troppo tardi. Il suo procuratore ne legge il ringraziamento. Giulietta Masina, luci del varietà, migliore attrice non protagonista. Allo stesso titolo Umberto Spadaro sale a ricevere il premio per Brigante Musolino. Non occorre fare il nome della migliore straniera che abbia lavorato in Italia. Più che un ospite è una cittadina, e non solo dei nostri schemi. È la Bergman di Stromboli. Ad Antonioni premio speciale per Cronaca di un amore. Al Giappone premio della critica per Rashomon, nuova e allucinante concezione del giallo psicologico.